Buongiorno, sono Antonio Corrado del ristorante Il Napoleon di Ancona e oggi presenterò delle frittelle dolci di patata selenella con caramello salato e salsa di lamponi. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate selenella, 500 g di farina Manitoba, 100 cl di olio di girasole, 100 cl di latte, un uovo, 150 g di pasta acida o 25 g di lievito di birra, olio per friggere e 200 g di zucchero. Per la salsa di lamponi, 100 g di lamponi, un cucchiaio di miele. Per il caramello salato, 150 g di zucchero, 200 g di panna liquida, 50 g di burro, 7 g di sale. Bene, per prima cosa vado a bollire le patate, le metto appunto in acqua e lascerò cuocere fino a quando non arriveranno a consistenza giusta. Nel frattempo vado a prepararmi la salsa di lamponi. Prendo un contenitore, verso i lamponi, aggiungo il miele e con l'aiuto di un mixer ad immersione vado a creare la salsa. Abbiamo pelato e schiacciato le patate e adesso andiamo a completare con gli altri ingredienti. Nel latte vado a sbriciolare il lievito, faccio sciogliere bene il lievito all'interno del latte e mentre continua a sciogliersi vado ad aggiungere gli altri ingredienti alle patate, un uovo, l'olio, il lievito e la farina. Amalgamo tutti gli ingredienti impastando e laddove dovesse servire altra farina, come in questo caso, ne vado ad aggiungere. L'impasto è a giusta consistenza, mi infarino leggermente le mani e prendendo delle piccole porzioni vado a realizzare dei cordoncini. Li lascio riposare un po' affinché il lievito faccia il suo effetto e li faccia gonfiare e nel frattempo vado a preparare il caramello salato. In una casseruola vado a versare la panna e la porterò a temperatura. In un'altra invece vado a far brunire lo zucchero, quindi lo metto nella casseruola e lo terrò sulla piastra fino a quando non si brunisce. Abbiamo sciolto lo zucchero fino alla caramellizzazione e mi raccomando, in questa fase lo zucchero non va mai girato, quindi bisogna aspettare che si sciolga prima e poi brunisca senza girarlo. Abbiamo portato a temperatura la panna, quasi alla stessa temperatura dello zucchero che fondeva. Abbiamo mischiato gli ingredienti, aggiungiamo adesso del burro e siccome stiamo realizzando un caramello salato aggiungiamo anche il sale. Mescoliamo e togliamo dal fuoco. Nel frattempo mettiamo dell'olio per frittura a scaldare. L'olio è a temperatura, per cui vado a mettere i cordoncini all'interno. Aspettiamo che vengano a galla e che prendano un giusto colore. Nel frattempo li rigiriamo delicatamente all'interno della padella. I nostri bastoncini si sono gonfiati e colorati al punto giusto. Li vado a scolare dall'olio e li metto direttamente nello zucchero semolato. Faccio in modo che lo zucchero aderisca bene ai miei cordoncini e vado a comporre il piatto. Prendo la mia salsa di lamponi e vado a creare uno specchio nel piatto. Io i lamponi preferisco lasciarli con i semini. Volendo una crema più fluida e più fine, basta setacciarla. Vado ad ammettere i miei bastoncini e completo con il caramello salato. Ed ecco un modo diverso di utilizzare la patata selenella con le frittelle dolci al caramello salato e salsa di lamponi.